Ciao amici tutti, siamo di Cattutucon. Qualche giorno che non faccio niente, oggi invece faccio qualche cosa. Faccio spaghetti con gamberoni, pomodorini, ciliegino e origano. Sono molto appetitosi. Ho messo l'acqua a bollire, adesso che sta bollendo, come avevo già insegnato un'altra volta, i carapaci dei gamberoni che ho pulito, li ho puliti dei carapaci e poi anche del filettino nero, quello che non si dice cos'è. Adesso il carapace lo butto nell'acqua. Che sta bollendo, così anche l'acqua prende maggiormente il sapore del gambero. Metto il cestellino, esatto, adesso. E tra pochi istanti butto gli spaghetti e vi faccio vedere come faccio a fare il sughetto. Benissimo, intanto che gli spaghetti stanno cuocendo, metto in una padella, metto un filo di olio. Due spicchi di aglio e poi metto i pomodorini tagliati a metà. Incomincio a scottarli. Ecco, ricordo sempre intanto che faccio il sughetto con olio, due spicchi d'aglio e pomodorini, aggiungo un pochettino di acqua di cottura, così cuociono meglio e si mantengono morbidi, non si seccano. Ecco, ora che ho portato i pomodorini quasi a metà della loro cottura, ho aggiunto ancora un po' di acqua di cottura e metto una bella spolverata di origano. Origano secco, eh. Dà già un profumino assolutamente invitante. Benissimo, ora che ho messo un pochettino di origano, mancano circa 2-3 minuti alla cottura degli spaghetti, che comunque terminerò poi nella padella finale, metto i gamberoni che ho pulito. Qua che belli che sono. Sono belli grossi, anche belli, belli cicciutti, belli ciccioni. Sono belli. Adesso li faccio cuocere per un paio di minuti, sapete che i gamberoni fanno prestissimo. Nel frattempo tolgo anche l'aglio che ha fatto il suo dovere, ha insaporito tutto bene, adesso lo tolgo così siamo sicuri che non ce lo proviamo quando mangiamo.